quest'anno diciamo che è un'occasione per festeggiare un evento unico. Festeggiamo il centenario, abbiamo la confraternita che si è adoperata a far sì che tutto questo avvenisse con il miglior risultato, coinvolgendo varie comunità della provincia e pure fuori provincia, per creare appunto una sinergia e una rete. Per creare un turismo religioso e alternativo al solito mordefuggi. Pur non essendo il patrono, San Calogero è abbastanza venerato e ogni anno arrivano moltissimi fedeli per fare il viaggio a San Calogero. La confraternita è stata fondata nel 1921, quindi nel 2021 ha compiuto un secolo, 100 anni, causa pandemia. Abbiamo iniziato i festeggiamenti l'anno scorso, li stiamo concludendo adesso con una bellissima processione in forma solenne, ove sono presenti diversi comitati e confraternite della Sicilia e non. C'è addirittura una delegazione del comune di San Calogero in provincia di Vibo Valentia. Oggi saranno presenti da 13 a 15 delegazioni, per citarne alcune: Porto Empedocle, Naro, Favara, Mussomeli, Frazzano, che ci ha onorato con la presenza delle reliquie, un evento straordinario. Per fare che cosa? Per fare in modo che tutti assieme possiamo creare un circuito, possiamo fare rete attorno al nome di San Calogero per lo sviluppo dei comuni siciliani.